Ore 10:25, 98.5 la frequenza su cui ci state ascoltando, Futura Radio Station, la vostra radio. Oggi Artemio Scardicchio ed Elizabeth Voice in una puntata molto ma molto speciale. Elizabeth, non siamo più soli. C'è stata un'incursione. E meno male per me. Anche per me, mi assoluto. E allora, Eli, a te l'onore, ci sono tre maschietti dietro di me, a te l'onore di presentarli al pubblico di Futura Radio Station. Beata fra gli uomini quest'oggi, a quanto pare. Alla mia destra, lui, il regista Michele Pinto, buongiorno. Ciao a tutti. Francesco Zenzola, buongiorno. Attore. Buongiorno. E poi assistente di scena e produttore, ho detto bene? Felice Cagliati, buongiorno. Buongiorno, direttore di produzione. Innanzitutto loro sono qui per presentare il nuovo progetto, il nuovo lavoro, la nuova fatica che sta per iniziare, ma sono reduci da un grande successo. Io vorrei che a parlare di questo grande successo non sia io, ma bensì il nostro regista, perché ha una voce più bella della mia ed è un bravo relatore, quindi... Di cosa sto parlando? Ti riferisci al passato? Lo vedi. Eh sì, reduci da un grande successo. Yeah, no, ero un po' distratto. Dunque, sì, sì. Successo sì. Che continua. Sì, brava, arrabbiato. Web fiction chiamami. Una fiction che è andata in onda innanzitutto su YouTube e che poi ha conquistato anche la televisione, la prima web fiction italiana, forse mondiale, che ha conquistato la televisione. Che è andata in onda persino in prima serata su Antenna Sud e che ora si appresta ad avere un seguito. Che cos'è Web Fiction Chiamami? Una sorta di telefilm organizzato in 10 puntate che avevano lo scopo di promuovere la Puglia, la vetrina pugliese, i luoghi della Puglia, la cultura pugliese, le tradizioni, l'enogastronomia, attraverso il racconto di un gruppo di ragazzi un attimino scavezzacollo che non combinano niente di buono nella vita, un po' come... Felice scusami, come Francesco. E sono stati loro l'ispirazione della sceneggiatura di Chiamami. E che si ritrovano a dover salvare un loro amico che necessita di una costosissima operazione chirurgica. Per far ciò... È la sua storia vera in realtà, attenzione. Sì, ero io che mi drogavo. Il cervello era da... Vabbè, come... no, niente. L'importante era parlare al passato. Esatto. Sì, perché il futuro è incerto. Dunque, questi ragazzi per raccogliere i soldi si ritrovano a fare qualcosa di cui non si parla quasi mai in Italia, a fare gli escort. Accompagnatori. Tra l'altro quest'idea l'abbiamo avuta in tempi non sospetti, molto prima che la cosa prendesse piede. E quindi attraverso questo loro lavoro, in cui arrotondano, si ritrovano a fare... No, scusami, fammi capire una cosa. L'escort uomo arrotonda, l'escort donna diventa ricca. Perché sta storia? No, l'hanno... No, fammi capire. No, in realtà ne guadagnano un bel po' di soldi. Perché loro però i soldi li devono usare, non li possono consumare. Servono a pagare l'operazione al loro amico e quindi... Quindi no, c'è un futuro anche pensavo per te. No, ma sono d'accordo. Però pensavo ci fosse l'ennesima cosa contro gli uomini. A livello sindacale stiamo sullo... Ok, sì, perfetto, sì, sì. Mi sono tranquillizzato. No, infatti ho ritirato la tessera del sindacato che mi ha precisato questo. Ok. Tu sei rappresentante sì, sì. Sindacale. Scusa, sindacale. Ma fammi capire, paghi i contributi? Sì, sì. Ecco, sì. Le donne no, non credo che... In natura li paghi. Fatti gli affari tuoi. Non credo che quella tipa diventata famosa per l'ex presidente del consiglio pagava le tasse. No, è un discorso di finanza, manovre, cioè che ora non possiamo entrare nel dettaglio, ecco, però insomma sono soldi che vanno e vengono. Ecco, giusto. Ma noi non allontaniamoci dal... Diciamo, no, quello mai. E quindi, diciamo, loro con la scusa appunto di dover accompagnare queste turiste straniere si ritrovano a mostrare i luoghi più suggestivi della Puglia e appunto far conoscere le bellezze della nostra terra a queste signore. Il progetto Chiamami, dopo tutto l'ampio successo che ha avuto, ora continuerà sotto altra forma, sotto altre spoglie, con toni un attimino diversi, e noi siamo qui oggi anche per parlare del nuovo progetto che tra l'altro vede tra i protagonisti uno degli attori che ha anche partecipato a Chiamami in un ruolo minore e che è Francesco Zenzola. Sì.
Vedi, sono stato promosso, capito? Da un ruolo piccolo poi a fare il protagonista. Vabbè, però se nell'altra fiction facevi l'accompagnatore, io nell'altra fiction facevo un laureato in economia che andava a vendere gli aspirapolveri in giro e praticamente veniva preso in giro, deriso da tutti, perché questo era un ragazzo molto timido, quindi io scusami dentro... se ti interrompo, Francesco. Dimmi. Invece di dire altro, io lo ascolterei. Sì, ma perché no? Perché abbiamo un contributo audio di questa cosa. Possiamo, regia? Ma guarda, telefono, campanello, si sta creando un bel movimento qui. Buongiorno signora, se ha due minuti del suo tempo vorrei mostrarle questo aspirapolvere di ultima generazione. Sta buttando un po' di caffè per terra, io in 20 secondi le aspiro tutto. Ehi, ehi, che qua, poi pulisco sempre tutto io, eh? Non posso fare la dimostrazione. Alfredo! No, no. Alfredo, sei tu? Vi conoscete? Oh, Diego. Il mio vecchio amico di economia e commercio. Mi sei laureato già da un anno. Che ci fai qui a vendere sto coso? No, guarda, è un'offerta vantaggiosa. Questo coso qua aspira anche, pure se tu gli butti il caffè te lo aspira. Alfredo, con noi non ci provare, dai. Ma almeno si guadagna bene. Ma che si guadagna? No, fino a quando non vendo un cazzo di sti cosi non guadagno niente. Ma sicuro che a voi non vi serve? Nemmeno un sacchetto. Ma poi... lo dobbiamo dire, io il sacchetto poi l'ho comprato. Ma no, no che non l'hai comprato. No, e io ci ho vomitato dentro. Io sono andato a buttare proprio e basta, perché voglio... dobbiamo dire... Ma hai visto come mi avete trattato male in quella scena? Me lo ricordo benissimo, guarda, devo dirvi questa cosa qua. Questa scena l'abbiamo girata, che erano le 4 di notte. Allora io, mi chiama Michele, mi dice, guarda, dobbiamo fare un notturno. Io per una scena di interno, non mi è mai capitato di farla in notturno. No, dobbiamo farla in notturno. Vabbè, andiamo a fare in notturno. Mi viene a prendere alle 8. Tu hai pensato in notturno? No, sì, questo detto, tipo di fiction mi fanno fare l'accompagnatore. Eh sì, mi avranno cambiato il ruolo, perché mi aveva parlato del ruolo comunque da accompagnatore di aspirapolvere. Accompagnatore di aspirapolvere, sì. E quindi poi, mentre preparavano il set, io ero in questo palazzo buio fuori ad aspettare, perché comunque dovevo aspettare fuori e poi dovevo suonare, entrare. C'era questo palazzo buio, in questa casa buia, fredda. Ho questo ricordo, capito? Non mentre aspettavo, fredda. Poi mi sono divertito. Ma fammi capire, qual è stato più brutto? Il palazzo buio visto da fuori o quando la signora ti ha aperto la porta? Perché tu hai quando la che signora mi ha aperto la porta, devo dire. Ma mentre ci aspettavi, l'hai venduto ai vicini qualche aspirapolvere? No, ma il problema è che in quel palazzo dove andammo non c'era nessuno. C'eravamo solo noi. Poi non era un palazzo addirittura, Francesco, era un residence. Sì, la produzione ha affittato tutto il residence. C'eravamo solo, ma vada. C'era la proprietà. E comunque è vero, abbiamo finito alle 7. Vabbè, allora comunque diciamolo, perché qua la gente, purtroppo, Elisabeth, siccome non tutti sanno, bisogna spiegare. Allora, Elisabeth sta parlando in prima persona e ora spieghiamo anche il perché. Perché lei, e non l'ha detto finora, fa parte di questa fiction. Però cara Eli, se tu parli in prima persona e no, non lo dici, proprio per dimostrarti che non era autocelebrativo. No, questi ragazzi stanno qui per autocelebrare Eli. Assolutamente. E far sapere a tutti che Elisabeth fa anche cinema. No, è vero, no, tu volevi tenere le distanze, di la verità. Invece Michele Pinto ha scelto Elisabeth perché è un po' come ci sono le quote rosa, un po' come ci sono le quote per i ragazzi che hanno bisogno. Lui è una quota gialla. Si sa, ci deve essere una certa percentuale di bisognosi. Loro hanno scelto Elisabeth, perché giusto Michele? A termini di legge, se non stava, diciamo, un soggetto a rischio, non potevamo trasmettere. Altro che autocelebrativa la puntata. Va bene, dai, ci lasciamo per qualche secondo di pubblicità. Ritorniamo ancora in studio, Futura Radio Station, mattinando con Michele Pinto, Francesco Zenzola e Felice Caiati. E poi ce l'abbiamo, Artemio Scardicchio. Vabbè, dai. Mattinando by Futura Radio Station, la tua compagnia mattutina. Ancora una volta buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, i radioascoltatori di Futura Radio Station. Questa e i web ascoltatori e anche i web ascoltatori, quelli che ci stanno anche guardando, i web spettatori pure, quelli ma sono tanti, ci guardano allora su www.futuraradiostation.it nella sezione live cam. E allora chi ci guarda dal web, dico solo che è voluto il fatto che Elisabeth non si vede in telecamera. È vero, non pensiate che abbiamo sbagliato, l'abbiamo voluto. Ci sono i tre ragazzoni
ci sono io e non c'è Elisabeth, ci vede proprio un pilino, ma fate no, ancora un po' più là, ecco. ci sono va sono bene, non comunque è registrato. Torniamo a fare serie. Stavamo parlando con Michele Pinto, il regista della trasmissione, con Felice Cagliati e Francesco Zenzola di questa web fiction Chiamami, che è passata dal web alla TV. Allora, però, Michele, partiamo dall'inizio. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea era quella di partecipare innanzitutto a un bando, quello emanato dalla Regione Puglia in collaborazione col Ministero delle Politiche Giovanili. Si trattava di valorizzare la Regione Puglia, ognuno poteva farlo in un modo diverso. C'è chi si è inventato un'azienda, chi si è inventato un prodotto da vendere, chi si è inventato dei prodotti anche turistici, dei pacchetti di viaggio da vendere. Noi ci siamo inventati questa web fiction proprio perché cercavamo un'alternativa a quella che molto spesso è la vuota, vacua e inutile televisione. Pesante. E l'offerta, magari fosse pesante, proprio vuota. E quindi pesantemente vuota. Noto che hai molta stima dell'attuale TV in Italia. Lui è un fan accanito di Maria De Filippi, cioè proprio, ecco. Lui tipo Persio, decapitata con la testa al... Però io dico una cosa, non stigmatizziamo la TV italiana solo con la De Filippi e con i reality che fanno schifo, cioè diciamocelo senza... Infatti io ho detto che è un fan. Però c'è anche qualcosa di bello in televisione, dai. Certo, Chiamami andate in televisione, è bello. È bellissimo. La pubblicità è bella in televisione, è realizzata bene. Vabbè, gli spot sono affidati a grandi registi. Le belle della televisione però fanno fatica ad emergere perché c'è tanta roba brutta. Tanta spazzatura. Purtroppo sai cos'è? Che quando fanno Super Quark, non so, penso a qualcosa di bello, che comunque è fatto bene. Nessuno lo guarda, o meglio, lo guardano in pochi rispetto alla De Filippi e all'Isola. Quindi la colpa non è tanto di chi fa TV, la colpa è nostra. No, ma quanto siamo moralisti, siamo andati a finire addirittura Super Quark per il paragone. No, anche allora, la storia siamo noi. La storia siamo noi, con Minoli, cioè voglio dire. È vero. Ma ce ne sono comunque tanti, c'è Report, che è una bellissima trasmissione. O anche scendendo un po' più Porta a Porta, anche Le Iene è un bel programma. Sì, Striscia la Notizia. Ora abbiamo esagerato, insomma, c'è da scegliere, ecco, c'è solo da, che con tutti questi cercare. Irreality sì, ci hanno rovinato. Ma sai che Gian Pier Francarlo ha detto a Guastolfina che era stupida, e Guastolfina ha risposto: no, non sono stupida, sono scema. No, me lo sono perso. La televisione, guarda, lo devo recuperare. Ragazzi, scusate se non so di cosa parlate. Io non lo so manco io. Tu fidati, annuisci quando fanno l'Isola dei Defunti 4, non l'hai vista ieri? Ma dove vivi? Guarda, ti devo dare una notizia. Dopo non so quanti anni, quest'anno sto ogni tanto guardando l'Isola, perché c'è un mio amico lì. Oddio. E la devo guardare, sennò poi si offenderà. Capisco. Io sei amico di Vladimir? No, sono amico di Max Bertolani. Quindi saluto Max, che è veramente una brava persona. Mi dispiace che sicuramente ti sta ascoltando. No, dall'Isola non credo. Mi dispiace per lui. Al massimo ci sta ascoltando Roberta, la sua compagna, che ascolta sempre Futura Radio. È vero? Allora, ciao Roberta. Comunque Zironella ha ragione. Ecco, sì. Vabbè, dai, allora. Andiamo avanti. Sì, direi che parliamo di cose serie. Michele, l'idea è nata dal bando. Sì. Poi, nel momento in cui avete saputo che potevate farla, come si è sviluppata? Abbiamo iniziato con i casting, tutta la fase di pre-produzione, mentre la sceneggiatura veniva completata. Abbiamo ideato questo sistema di ricerca attori, che era anche un po' un fare turismo, perché ci siamo organizzati in accordo con associazioni di tutta la Regione Puglia e con le istituzioni di... anche a livello comunale, siamo riusciti ad essere presenti in molte feste, in molte sagre, in molte iniziative culturali che erano all'aperto e che portavano la gente in piazza, così che ai nostri provini, che erano appunto in giro per tutta la Puglia, hanno partecipato un sacco di persone. Le stesse persone potevano condividere il proprio provino su Facebook e sui maggiori social network e quindi farsi votare dagli amici a casa, dai parenti. Certo, il voto non avrebbe influito, però, come diceva Andy Warhol, molta gente ha avuto anche più di un quarto d'ora di notorietà e hanno contribuito alla diffusione del progetto iniziale di Chiamami. Successivamente poi siamo passati, oltre alle location di tutte le zone in cui avremmo voluto girare le scene più suggestive, alla vera e propria fase di produzione. Questa è stata molto interessante perché abbiamo scelto non solo gente comune, magari gente che non aveva mai recitato in vita propria, ma anche attori professionisti sia di teatro che di cinema, e che in un certo modo sono riusciti a creare un mix esplosivo, perché ognuno contagiava l'altro a modo suo, ognuno aveva delle esperienze diverse da trasmettere agli altri, e quindi si è attivato un processo di, posso dire, osmosi, per cui il cast di Chiamami era veramente un cast composto da gente consiglio agli spettatori il provino di Elisabetta, cioè se andate a cercarlo è molto interessante, devo dire, è stupendo. Due sono sulla grammatica, sì. Allora, praticamente, perché vedere
il provino di Elisabetta per far capire che anche se ci sono stati gli errori, cioè Elisabetta, la fiction è comunque piena. Vabbè, no, questo però mi fa pensare, da dopo che le persone che hanno partecipato per aver preso Elisabetta. Vabbè. No, comunque il progetto è nato da Michele e da Felice, giusto? È in collaborazione con Maurizio Altomare, Salvatore Altomare di Studio 360 di Molfetta. E quanto è durato proprio la registrazione vera e propria del tanto, troppo. Diversi mesi di riprese, anche perché è facile immaginare che molti degli attori, non facendo questo di professione, avevano, diciamo, dei compiti e degli orari che mal si conciliavano con quelli degli altri, quindi è stato talvolta difficile far conciliare tutta la disponibilità degli attori, però alla fine abbiamo portato a casa il malloppo. Il prodotto è piaciuto anche ad Antonio Stornaiolo, tanto che ci ha voluto fortemente su Antenna Sud promuovendo. E quindi questo è il motivo per cui da web fiction è diventata una TV fiction, ovvero sono stati notati da Antonio Stornaiolo. Che cosa ha fatto Antonio Stornaiolo? Mi ha invitato in riunione ad Antenna Sud e appena entrato mi ha dato un sacco di mazzate sulle spalle e là ho capito chi era Antonio, perché mi dicevano deve arrivare Antonio, ma non dicevano mai il cognome. Vabbè, ma entrando proprio nello specifico, quanto è costata? Magari c'è gente che come te ha la passione per fare il regista e vuole iniziare lui un progetto. A voi quanto è costato? Sai, gli affari tuoi. No, guarda, in ogni produzione si dice quanto è costato. Non si dice mai. No, vabbè, scherzi a parte, ma dipende sempre uno da via di massima, ecco. Guarda, noi siamo dell'opinione che comunque non sono i soldi a gestire bene i film. Molto spesso i soldi, se non c'hai neanche una lira, non credo che lo puoi fare. Beh, non è vero, non è vero. Dipende sempre che cosa vuoi. Non è vero, secondo noi i soldi ammazzano anche la fantasia. Molto spesso noi vediamo certi lavori hollywoodiani che hanno miliardi e miliardi spese soltanto per i divi o per gli effetti speciali, però in realtà tu gli effetti speciali li puoi vedere anche se fai un videogioco, se giochi a un videogames sulla PlayStation, hai la stessa grafica che potresti notare in un film. In realtà quello che dovrebbe parlare in un film sono le rughe, le lacrime delle persone vere, un po' come abbiamo fatto noi anche nei titoli di coda di Chiamami. Ci siamo inventati quest'altra cosa, abbiamo aperto delle finestre sulla Puglia, persino nei titoli di coda, perché noi, assidui frequentatori delle sale cinematografiche, odiamo il momento in cui appena iniziano ad uscire i titoli di coda la gente si alza e se ne va, e non rende assolutamente omaggio a tutti quelli che si sono fatti il sedere per lavorare a quel film. Quindi volevamo rendere intriganti e interessanti anche i titoli di coda. Che abbiamo fatto? Ci siamo inventati queste interviste veramente assurde a persone che raccolgono i lambascioni, o signore anziane che fanno i panzerotti anziché i lavori a maglia, cercando di rivelare la Puglia più genuina, la Puglia più vera, quella che difficilmente si trova anche nelle guide turistiche o simili. Devo dire che comunque i film si possono fare senza soldi, ma gli attori non mangiano. Mangia qualcun altro. Francesco, che è un vero attore, subito ha precisato questo. I film senza soldi si possono fare, uno li fa con passione. Materialista, sempre i soldi. Però diciamo che vabbè. La gloria. Se il progetto è un conflitto di interessi, se il progetto tu sei l'attore bello, e la vedi in un modo, dall'altro lato accanto a te c'è un produttore, la vedi in un altro. Quindi ecco perché ognuno tira l'acqua. Comunque devo dire che se il progetto merita, il progetto vale, anche un attore spinto comunque a volerci partecipare, perché ti può dare visibilità, ti può dare tante altre cose, un progetto anche no budget. Ok, adesso sono curioso di sapere di preciso di cosa si occupa Felice, prima però c'è il secondo contributo di Chiamami e lo ascoltiamo subito. Secondo te, tu che sei una persona intelligente, io dovrei andarmene a Milano per lavorare. La mia ragazza sta qua, la mia famiglia sta qua, gli amici miei quelli se ne sono andati, perché quelli sono bastardi, se ne sono andati a cercare lavoro al nord. Gli amici miei sono tutti andati via e gli altri partiranno dopo me. Che sarà? Ragazzi, smettetela oggi. Che sarà della mia vita? Ma tu non devi continuare il tuo giro porta a porta? Ehi, quale giro porta a porta?
così strafatto nel mio condominio non va da nessuna parte, eh? Fai piacere. Sì, rimani ancora qui con noi, così è completo il campionario dei casi umani, eh? Sì, dai Alfred, resta che stasera diamo una festa. Una festa? Così magari riesco a vendere gli aspirapolveri miei a quelli che vengono, gli invitati. Sì, ma che? Qui nemmeno si scopa, figuriamoci gli aspirapolveri. E allora, abbiamo ascoltato il secondo contributo, chi me lo spiega? Voi tre. Vai Felice. No, no, è perché io? Dai, l'attore, voglio che sì, me lo spiega l'attore. Il momento in cui io entro in casa, loro mi fanno entrare perché mi vedono comunque disperato, mi fanno accomodare e mi offrono gentilmente un effetto stupefacente, diciamo, non so come dire. Una diciamo. Canna. Una canna, dai. Non lo devo dire, non si dice mai. È un termine mondiale. Sì, posso dire canna. Mi offrono questa cosa perché mi vogliono far rilassare, non pensare a ciò che mi circonda. Cioè, è molto, devo dire che è stata molto una critica abbastanza pungente da parte di Michele, il fatto di farmi accomodare e farmi fumare questa canna per non pensare a ciò che ho intorno, perché non riesco a lavorare, non riesco a vendere niente. E devo dire ma che nei lui... costi di produzione ci sono anche la variuata. Ma non era tutto finto, chiaramente. No, lì quella è inciso più di tutto. La bomba che esplose là era il colombiano. Ah no, scusa, no, posso, il cartello di Medellin. Nel cinema è tutto finto, non è niente, non c'è niente di vero, droga, è tutto finto. No, questa puntata, che poi è la seconda, ha questa denuncia molto forte. Cioè, noi volevamo un attimino smascherare tutto questo comportamento assiduo, diffuso, di chi magari è convinto di trovare l'oro andando al nord, lasciando la Puglia, creando sempre di più questa desertificazione, sia fisica che mentale anche, perché insomma non è proprio uno stare in grazia di Dio questo abbandonare la propria terra per andare a cercare chissà cosa al nord, soprattutto facendo gli schiavi a quelli del nord. E infatti lui fa questa denuncia mentre si sta fumando la canna. Lui dice: ma tutti i miei amici se ne sono andati, io devo andarmene pure io, che devo fare? Quindi insomma, un po' come tutte le puntate, ecco, vedi che bussa di nuovo, sì. Comprata, sì, io ero un aspirapolvere. Puglia è una terra fantastica, ci vuole solo qualcuno che per la serie, per ormai ci creda, sì, perché questo è posso fare pubblicità alla mia terra? La Puglia è un... Vabbè. Il mio provino. Sì, un attimo, avete ascoltato un secondo? Sono sì, allora, io ho voluto fare questa puntata per fare pubblicità a progresso a questi tre ragazzi e non regresso. Quindi, caro mio DJ, non mi mettere Elisabeth. Comunque, allora, stavamo parlando. Una cosa, sì, però, Michele. Questo ragazzo che comunque. Scusami un attimo, Michele, tu hai detto vanno al nord a fare gli schiavi. Ora, sarà perché grazie al web questa radio forse è ascoltata più al nord che al sud, con tante persone che ci ascoltano. Mi sembra un po' pesante come frase. Vuol dire, se uno va al nord e fa qualunque lavoro e lavora non in nero, prende lo stipendio uguale a che dovrebbe prendere pure al sud. Che dovrebbe. Ecco, sottolineerei il dovrebbe. Ma il dovrebbe è colpa del sud, non del nord. È uguale, cioè. È uguale. Diciamo che negli ultimi tempi gran parte dei fondi statali sono un attimino stati deviati dal volere di qualcuno e quindi gran parte dei soldi, insomma, non sono stati investiti al sud come in realtà andavano investiti, anche per senso di parità. Non scordiamoci quello che è accaduto nel passato, c'è anche un libro a riguardo, si chiama Maledetti Savoia ed è un attimino la vera storia di come è andata la liberazione del sud Italia. Sì, la faccenda, ci vorrebbero 10 puntate solo infatti. Su questo fatto. Però sì, ve lo dice uno che è stato 15 anni nel Veneto, quindi conosco bene la situazione. Beh, vabbè, la denuncia era contro la fuga di cervelli. Io ci sono stato uno solo nel Veneto, sono stato benissimo, però voglio dire, anzi, ma sì, da ma Dio. Ma te sei un dirigente del calcio che no, all'epoca ero un impiegato statale, quindi ma nulla dai, di che. Ma dai, non vale. Comunque, allora, a breve parleremo anche con Felice. io so che tu sei il produttore della Morpheus Ego Kinema. Che sì. Cos'è? Che sì, cos'è? Sì. Com'è nata questa qua? Colpa sua. Colpa, è sempre colpa sempre di Michele. Colpa sua. Allora, comunque, premessa. Quando Morpheus Ego Kinema, casa di produzione cinematografica pugliese, realizza un'opera, se va bene il merito del produttore, se va male è colpa del regista che l'ha fatto male. È un po' come nel calcio, che se infatti, la squadra va bene è merito dei giocatori, se va male è sempre colpa dell'allenatore. Sì. Bisogna sempre dare la colpa agli altri. Sino ad ora sono stati quasi tutti successi, o sbaglio? E per forza. Sempre. Allora, Felice, allora, raccontaci un po' com'è nata questa tua passione, voglio dire, per la produzione, e poi cosa hai realmente prodotto? Allora,
detto papale papale, io semplicemente assisto Michele, fa tutto Michele, Michele porta avanti la baracca e io, diciamo, cioè lui fa il 90%, io faccio il 10%. Cioè tu metti i soldi e lui lavora? No, tutto senza soldi, diciamo, eccetto pagare, diciamo, a proposito. No, i soldi ci sono. Sì, 3 euro dell'autostrada. Dell'autostrada, poi sempre. Diciamo che metti i soldi, ma non lo vuole dire. Vabbè, ma scusami, i 50.000 euro che hai pagato per stare qui oggi, chi li è usciti? Tu o Michele? 50.000. Il cartello di Medellin. Ah, qui la seconda bomba era i 50.000. Ma tu ho sbagliato, devo darli a quello. No, comunque, il discorso è che cinema vuol dire collaborazione, insomma. Ora, senza entrare nel merito, dipende uno che cosa ha intenzione di fare, laddove ci sia... Ecco, allora, Michele è sulla bandiera. Sì. Vedo un teschio. La legalità prima di tutto. No, vabbè, questa è un'altra cosa. Vabbè, okay, comunque, allora, sì. Ma che fai? Non Felice, una domanda, perché poi io mi metto sempre nei panni di chi ci ascolta, e se c'è qualcuno che ha il sogno di fare il regista, se si rivolge dalla tua casa di produzione, tu sei disposto ad accogliere nuovi progetti o solo ciò che fa Michele per te va bene? Solo ciò che fa Michele. No, dai, ma dipende sempre che cosa si vuole fare. Per quanto riguarda l'incontro con i nuovi registi, noi curiamo anche i corsi di cinema. Quindi allora diciamo un po', diciamole ste cose. Sì. Fate un po' di pubblicità. Ti hai scelto la persona sbagliata per parlare. Allora, Michele, ho fatto parlare te come regista, quindi mi sembrava giusto. Allora, praticamente, io spesso sui set faccio direttore di produzione. Quindi, perché ci sono, poi dipende sempre dalla produzione, ci sono un sacco di cose da fare, chiaramente. C'è un leader, che in questo caso è Michele, che porta avanti la baracca da disposizione, però non può fare tutto lui. Allora, c'è bisogno che qualcuno gli dia una mano. Là non intervengo io, perché io sto sparapanzato, ha sfatto Beatrice Bone, quindi non Elisabetta. Infatti mi chiedevo, ma quando mai? Allora, scusa, Felice, c'è un po', hai bisogno di un aiuto, vengo gratis. Dalla parte degli attrici Bone. Bisogna superare un provino. C'è un bando. Vabbè, no, allora io ti faccio... Perché che sembra tutt'altro. Allora, adesso. No, guarda, io di solito, come ha fatto Elisabeth oggi, lo faccio pure io, quindi tiro l'acqua al mio mulino. Oh. Da tempo voglio fare un cortometraggio sul calcio femminile, quindi non so chi dei due vuole... Le attrici le devo attentamente. Se è femminile si può fare, domani casting. Allora, casting. No, io sono serio, voglio fare un cortometraggio, visto che l'Italia è l'unico paese al mondo dove le donne che giocano a calcio vengono viste male, in tutti gli altri paesi del mondo non è così. E allora io l'Italia. E noi siamo l'Italia, purtroppo, quindi tu accogli nuovi progetti. Comunque mi stava rispondendo Michele su questo. Sì, no, sì. Scherzi a parte, laddove si valuta, insomma. Oddio. Noi diciamo che operiamo a 360 gradi, nel senso che non ci occupiamo soltanto di produrre, ma formiamo i ragazzi, perché da anni operiamo anche all'interno delle scuole, in collaborazione con istituzioni, perché siamo i fautori di diversi corsi cinematografici. Con ragazzi che poi, una volta magari avviati, diciamo, a quella che è la produzione cinematografica, magari si spostano, decidono di andare su Roma. Quanto durano questi corsi? Dove li fate? Ecco, e soprattutto, come... dicevo anch'io, dove possiamo trovare la Morpheus Ego Cinema? Allora, la nostra sede è a Ruvo di Puglia. Abbiamo un intero edificio in cui realizziamo di tutto. Abbiamo anche dei piccoli set e siamo a Ruvo di Puglia. Comunque sul nostro sito trovate tutte le informazioni. Allora, diciamolo il sito: www.morpheusego.it. Allora, scusami, però lo devo Morpheus, per chi magari non lo sa, si scrive Morpheus. Sì, PH. Quindi è giusto. Ora c'è Felice che sta facendo vedere anche per via web, per chi ci sta guardando, il logo ufficiale della Morpheus Ego. Prontissimo, Felice, ormai ha imparato. Sì, esce bandiere, esce bigliettini. È il re dello spamming. Quindi www.morpheusego.it. Perfetto, sì. E quindi quanto durano i corsi? Cioè, i corsi durano 3 mesi, ci sono incontri settimanali di 3 ore in cui i ragazzi studiano di tutto. Cioè un incontro a settimana? Sì, sì. Quindi sì. Anche chi lavora potrebbe avere il tempo di esattamente, frequentare il esattamente. Corso. In questo momento il corso è partito di mercoledì alle 16 e all'interno dei corsi affrontiamo tutti quelli che sono le problematiche sul set, ma innanzitutto si inizia con lo studio del linguaggio cinematografico, quindi quelle che sono le inquadrature, i movimenti di macchina, la fotografia anche cinematografica. È già partito, quindi se qualcuno... Sì, c'è stato un incontro preliminare con i primi partecipanti mercoledì scorso. E eventualmente, se qualcuno che ci sta ascoltando volesse aderire, fa ancora in tempo oppure... Certamente.
certamente. Quindi allora, per tutti coloro i quali sono interessati a fare cinema o anche solo come passione, non come professione, morpheusego.it è il sito di riferimento di questa casa di produzione che organizza anche corsi. Esattamente, sì. Tra le varie cose che stiamo curando in questo periodo è anche venuta l'ora della nuova fiction, che appunto è stata anche ribattezzata Chiamami 2, ma che ha un nome un attimino più esotico, se non esoterico, e che è Bishonen. Con l'intento di dare la parola a Francesco, che ci deve parlare della sua carriera. Non so se riuscirete a darmela, perché qui parlano sempre loro. Allora, però, Francesco, io ti, allora, vediamo, che questo lo saprai solo tu. La tua carriera di attore. Sì, nasce quando avevo 16 anni. Faccio un cortometraggio per la scuola. E questo cortometraggio è andato a molti festival scolastici. Di dove sei? Io di Valenzano. Valenzano. Quindi di Ruvo invece gli altri due. Sì. Corato Ruvo, ok. Andò a molti festival scolastici dove io ho preso dei premi come attore. E da lì ho deciso comunque di studiare, perché per fare l'attore bisogna studiare. Ecco, dove? 18 anni a Roma sono andato via, contro tutti e tutto, contro i miei genitori, contro tutto, e sono andato a studiare lì e ci sono rimasto per un po'. Alla Scuola Nazionale del Cinema? Sì, ci ho fatto poi dei laboratori dopo, ho fatto il propedeutico alla Scuola Nazionale, e poi ho fatto dei laboratori sempre con insegnanti della Scuola Nazionale, e dopo sono venuto qui perché qua si fa anche molto teatro, mi piace fare anche molto teatro qui. E poi come si è evoluta la tua carriera? Quali film hai fatto? Ho fatto un film italo-tedesco che si chiama Maria non gli piace. Poi un questi titoli, wow. Poi un film che si chiama Non te ne andare, è un film pugliese. Poi tanti videoclip. Io sono emozionato perché gli ospiti di dopo sono miei cari amici. Io ho girato due videoclip con loro, ecco. Quindi Non svegliamo nulla, li ho visti dal vetro. E quindi vabbè, allora diciamo al pubblico che sono arrivati gli ospiti del momento successivo. Adesso musicale, però abbiamo un altro film molto bello, si chiama Oro Nero, girato in Basilicata sul petrolio. Lì faccio un bel personaggio, è un film con Maurizio Nicolosi, c'è un cast nazionale. È uscito però, come tutti i film indipendenti che non hanno una grande produzione, è uscito in 10 copie in Italia, quindi non l'ha visto nessuno, come sempre. Ma Francesco, più o meno verso quali personaggi più o meno ti orienti, se è il caso che un attore venga orientato sempre verso il solito tipo di personaggio, oppure ti piace variare nel settore? Sì, a me piace variare. Comunque io sono convinto che l'attore ha una faccia, e la faccia quella è, uno la può cambiare, può fare tante espressioni, però la faccia quella è. Io diciamo che preferisco... Quindi, mi stai dicendo che in un eventuale remake di Fantozzi Elisabeth avrebbe il posto di Mariangela? Sì, sicuramente. E ti pare niente quanto è famosa Mariangela? Lo vedi? Felice è d'accordo. A parte che è mica dei cioccolatini qualunque Mariangela. A parte che è un uomo Mariangela, sapete? Appunto, è un uomo. Sì, sappiamo benissimo che è un uomo. Sì. Io non lo sapevo, l'ho appena scoperto. Come non lo sapevi? Sì, è un uomo. Stai parlando sul serio? Sì, è un uomo. Che rivelazione a 26 anni. Elisabeth, solo un uomo poteva essere uguale a te. Ah, fatto la battuta, ridete radioascoltatori. Comunque, dai, ci prendiamo allora a cazzotti dopo. Adesso però, visto che comunque dobbiamo lasciare i nostri ospiti, dobbiamo parlare di un altro importante argomento, cioè il seguito della loro carriera cinematografica. Allora, Michele, Bishonen? Sì, Bishonen. Che cos'è? Bishonen è la prosecuzione non tanto naturale di Chiamami. Francesco è in ansia perché è tutto top secret per lui. Lui sarà il protagonista di Bishonen, però non sa ancora nulla. Che bella scommessa hanno fatto, guarda, devo dire. Perché per direttive degli altolocati della produzione, nessuno deve sapere niente di questa produzione. Possiamo soltanto dire che ha i toni meno comici di Chiamami. Si tratta un attimino di puntare sulla fantascienza in Puglia. Sì. E quindi abbiamo scelto un volto come quello di Francesco, che già si era distinto in Chiamami, per poter narrare questa storia. Un personaggio mi ha raccontato che è un personaggio molto misterioso, molto silenzioso, che comunque è una fiction fantascientifica, cioè comunque una fiction che in Puglia non si vede, ma anche in Italia non ne fanno pochissime di questo. Vabbè, però adesso mi state mettendo la curiosità, e credo a tutti quelli che ci ascoltano. Michele, qualche chicca non ce la puoi dare? Gli alieni sono gay. Ah, quella è l'altra che faremo dopo, scusate, no, ho sbagliato con la sceneggiatura. Sì. C'è un trailer che gira su YouTube e che è contenuta in un filmato. Scrivete Bishonen, B-I-S-H-O-N-N-E-N su YouTube, e lo troverete esattamente al minuto e 16.
E a proposito di messaggi, ne stanno arrivando tanti, io ne leggo al volo solamente due. Allora, voglio salutare lo staff di Chiamami e il grande regista Michele Pinto, e ce lo scrive Massimiliano. E inoltre ci è arrivato un altro messaggio: ragazzi, se per caso doveste fare il film Chiamami, chiamatemi. Ecco, come si chiama? Chiamatemi o chiamatemi, non ho capito. Tutte e due, penso. I nostri radioascoltatori sono molto simpatici. Comunque dai, continua con Bishonen. C'è questo trailer, sì. E quando dovrebbe essere realizzato? Allora, ci sono delle prime immagini che sono contenute in questo filmato su YouTube. A breve debutterà il trailer soltanto, e poi dal mese prossimo vedrete con cadenza mensile tutte le puntate di Bishonen, un po' come è avvenuto per Chiamami. A me piace quando il regista mi tiene all'oscuro, cioè mi dà soltanto dell'input del personaggio e poi mi dice alla fine, perché il copione non serve, la sceneggiatura, se uno la legge, però non serve impararla molto, molto tempo prima. Uno deve capire il personaggio, com'è. Le battute le puoi imparare anche il giorno stesso, però deve entrare talmente tanto nel personaggio che poi le intenzioni ti vengono comunque spontanee se sei nel personaggio. Il problema fondamentale è anche il plagio, perché come facciamo noi un'opera, cioè copiano tutti e allora restiamo nel top secret. E infatti è già capitato, questo andava sottolineato, perché Michele ha diciamo predetto con Chiamami quello che sarebbe successo più o meno in Italia con il discorso escort, quindi accompagnatori, accompagnatrici. Poco dopo è successo, quindi, forse Chiamami dopo è precedente allo scandalo dell'escort. Sì. Infatti Chiamami del 2007 e anche Bishonen più o meno qualche cosa, qualche sprazzo di questa predizione del futuro. Ma no, non vorrei che tu emergere. Hai contatti col cavaliere, stavi in quella crosca lì delle escort. Sì, lei. Io sapeva tutto Michele, in realtà andava a tutte le feste, tutte. No, felice che è amico di Corona. Si era trasferito a Villa Grazioli. Io credo una corona di fiori ti devo portare. Felice, mi presenti Belen? Visto che sei amico di Corona. No, ecco, siamo in radio, Belen, quindi Felice finito, guarda, ecco. Tutti rispetto a parlare. Lui non è molto verso questi, diciamo, queste immagini della donna così. Io amo Fiorella Pirobon. Voi considerate solo questo, che ancora prima che uscisse il codice Da Vinci noi eravamo usciti con la torma, quindi prediciamo sempre il futuro. Infatti, e questo è il dono, forse il punto, anche il punto forza tra l'altro. È stato un lungometraggio del 2004 che appunto prediceva il fenomeno Templari, il nostro in Puglia, tra l'altro. Quindi, già l'idea che magari gli aspiranti registi non debbano migrare troppo sarebbe un bellissimo sogno. Gli aspiranti registi. Beh, in Puglia comunque stiamo risalendo la china. Io voglio dire, la Puglia Film Commission sta facendo tantissimo, sbaglio. Tu sei del settore, io sono. No, posso siamo parlare di attore comico. È un attore comico, dai. E poi qualche altro nome non me lo dire. E qualche altro nome non te lo dico. Però do una notizia al pubblico di Futura Radio Station. In Puglia a maggio arriverà il cast di Beautiful. Sì, è vero, Brindisi. L'ho già letto e sto. Bene, io mi alzo. Gireranno varie città della Puglia. Quindi, signori, girate la Puglia a maggio, che ci sarà il Mascellone di Ricci. Ce ne andiamo in Giappone a vedere la statua di Gunda. Comunque la morale di tutta questa lunga intervista ai nostri ospiti, io direi che sono due le morali. Una è che se hai talento puoi emergere, loro tre ne sono l'esempio. L'altra è che se fai pena puoi avere qualche spazio ed Elisabeth è l'esempio. Lo vedi. Va bene, noi però salutiamo e ringraziamo Francesco, Michele e Felice. Saremo lieti di avervi successivamente. Mi raccomando, morfeusegu.it è il sito di riferimento per chi volesse contattarvi. Guardate chiamami tutte le puntate. Guardate Chiamami e aspettate Bishonen. E guardate anche il trailer di Bishonen, che sarà, diciamo, in onda tra un mese. Tra un mese, 15 aprile, Francesco, diciamo. Ma ci sarà anche Elisabeth Voice. Non svelo niente. Nuff said. E sai perché non lo dice, cara Elisabeth? Bonifico. Sai perché non lo dice? Perché se dice che ci sei tu, non lo guarda nessuno. Salutiamo i nostri ospiti. Grazie, un ragazzi. Grazie a voi. Però ciao. Altri grandi ospiti dopo la prossima canzone.